Buongiorno Vittorio, grazie di essere venuto ai nostri incontri di caffè e psichiatria. Ciao, 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 Francesco. Allora, io stamattina ho in testa una domanda da 100 pistole per te. Preparati, per cui voglio dire, però credo che chi ci ascolta si aspetta che qualcosa tu possa dire al riguardo. Ecco. La domanda è duplice. Che cos'è il pensiero e dove abita? Così, Sì, alla va bene. grande. Allora, prima di tutto partiamo dal pensiero. La prima cosa che mi viene in mente a dire è questa. Il tema del pensiero non può essere il punto di partenza, ma il punto d'arrivo. Cosa voglio dire? Voglio dire che dal mio punto di vista, sia come problema che mi sono posto, che mi pongo da un punto di vista teorico, ma ancora di più, soprattutto come oggetto di un'indagine scientifica, quella che io porto avanti con i miei colleghi, il tema del pensiero non è centrale. Il tema per me centrale è quello dell'esperienza. Perché faccio questa distinzione? Perché io credo che l'esperienza sia il primum movens e che quello che noi definiamo pensiero è in gran parte la traduzione in parole, quindi con una modalità di rappresentazione linguistico-concettuale, di qualche cosa che però può avvenire anche in assenza di questo dispositivo cognitivo che ti permette di identificare una parola pensiero e di dedicarci tanto tempo per capire che cos'è. Non so se è chiaro, cioè pensiero è una possibile declinazione dell'esperienza, ma l'esperienza può essere tale anche prima, e questo prima per me è un prima dell'individuo umano, ontogenetico, ma è un prima anche filogenetico. Cioè parliamo dell'esperienza che hanno di se stessi e del mondo altri animali che non hanno sviluppato il nostro linguaggio. Allora si può parlare di un pensiero del topo, di un pensiero del mio gatto, del tuo, o di un pensiero del Blue Jay che vedo dall'altra parte della finestra? Secondo me no. Si può parlare di un'esperienza del mio gatto, del tuo gatto, del Blue Jay. Quando parliamo di pensiero, dal mio sempre limitatissimo punto di vista, parliamo di qualcosa che ha a che vedere col linguaggio. Allora, siccome il linguaggio nell'individuo arriva dopo l'esperienza e nell'evoluzione, sicuramente nel mondo dei mammiferi, il linguaggio umano arriva solo a un certo punto, credo che sia più centrale pensare il pensiero e cercare di capire cos'è, non partendo dal pensiero, ma partendo dall'esperienza. Ecco, ma Bloch dice che la conosce, come si dice, l'uomo si caratterizza come essere pensante perché dà il nome alle cose, quindi si avvicina alla tua posizione. Dare il nome alle cose è la base della conoscenza e quindi mi sembra molto importante come concetto, però al tempo stesso. Per pensiero noi intendiamo anche la capacità di ragionare sull'esperienza e immagazzinare le informazioni. Bene, ecco, questo aspetto, che ruolo e che importanza ha nel funzionamento del nostro cervello? Perché di quello che noi ovviamente parliamo, immagino, il pensiero sta nel cervello, o sta nel corpo, Allora, anzi, sta nel corpo. Se vogliamo usare un'immagine forse più corretta, no? Del corpo di cui il cervello è una parte importante, ma non solo nel cervello, giusto? un esempio che dà conto di questo aspetto di cui tu hai appena parlato. Immagina di vedere un'immagine con una scala di grigi, di bianchi, di neri, un pattern molto confuso.
E io ti chiedo, che cosa vedi in questa immagine, Francesco? E tu mi dici, ma non so, nulla di particolare, vedo delle masse, dei contrasti, di varie scale di grigi, ma non vedo nessuna forma. Al che io ti dico, ah, che strano, Francesco, ma non hai visto che c'è un cane dalmata proprio al centro dell'immagine? E non appena io pronuncio la parola cane dalmata, come per magia, nella tua esperienza percettiva, il cane dalmata emerge come una figura dallo sfondo. Allora, uno che volesse ubriacarsi di logocentrismo, cioè che vede tutto dal punto di vista del linguaggio, e non è il caso mio, direbbe la magia della parola. La parola ha addirittura il potere di rendere visibile l'invisibile. Bene, questo livello c'è e ne dobbiamo tenere conto, ma diciamo, se partiamo dalla dimensione linguistica, il rischio che io vedo, e credo che ce ne siano ampie prove in giro, è che questo livello linguistico diventa un assoluto ontologico, una sorta di palla al piede che in qualche modo rende la nostra visione su che cos'è l'umano solo parziale, univoca, cioè mette in evidenza un elemento ineludibile, importantissimo, con cui devi sempre comunque fare i conti, che ti ritrovi tra i piedi in maniera costante, e questa espressione te lo ritrovi tra i piedi denota anche una certa insofferenza nel dover ammettere, per uno che si riconosce nel paradigma dell'embodied cognition, della centralità del linguaggio che c'è. Però è un tema che secondo me si può affrontare con successo solo se si parte dal considerarlo non un punto di partenza, ma un punto d'arrivo. Un punto d'arrivo che poi, come l'esempio del cane dalmata credo dimostri, retroagisce clamorosamente, perché quando io ti dico cane dalmata, io ti evoco una rappresentazione semantica che immediatamente ha un correlato neurale in termini di figura, che viene più agevolmente segregata da quello sfondo in cui avevo una percentuale su 100 di uscire il cane dalmata. Delimitando il campo semantico con la parola, verosimilmente tu attivi delle memorie iconiche che dicono al tuo sistema visivo di filtrare tutte le informazioni irrilevanti per tenere quelle che ti ricostruiscono l'immagine del cane dalmata. Almeno questa è la lettura che do io di questo esempio. E quindi, ecco, mi fermo qua. Sì, però. Il tema del pensiero dipende da in che scala di livello di priorità lo metti e cambia la musica, ecco. Questo sono d'accordo, però a me viene in mente che io mi ricordo quando sono stato ad Addis Abeba, ho visto Lucy, no? Che mi ha molto incuriosito, che è il nostro progenitore. E una delle cose che colpisce è che questi esseri proto-umani poi si sono evoluti e a un certo punto hanno cominciato, e viene considerato dagli antropologi come il segno principale, no, dell'evoluzione della specie, hanno cominciato a disegnare delle cose sulle caverne, cioè il segno, diciamo, della maturazione della specie a livello superiore, no? Cioè viene considerato l'elemento, non l'elemento per esempio saper cacciare, perché anche altre specie sanno cacciare molto bene, ma la capacità per esempio della rappresentazione artistica o del ricordo segnato sopra una caverna, mettiamola anche così senza arrivare all'arte, sembra essere, io penso a Lucy e a noi, sembra essere il passaggio che ci ha fatto sì che noi da Lucy siamo diventati quello che siamo. Ecco, la domanda che ti avevo fatto era dov'è che sta questa roba? Ecco, Sì, io ho risposto solo alla prima. dov'è che però tutte queste cose che hanno a che fare con l'idea di essere noi esseri pensanti, coscienti e che disegniamo sopra le caverne, diciamo, le cose che abbiamo visto? Dove abita il pensiero secondo le neuroscienze? Cioè, voglio dire, stabilito che non stiamo parlando dell'anima, ma stiamo parlando di qualcosa di somatico. Dove abita il pensiero?
Scusa, aggiungo una cosa. Un mio carissimo amico diceva, sosteneva, per esempio, che secondo lui l'inconscio abitava sulla pelle, tanto per dirtene una, proprio per la sua capacità di essere il tramite tra il mondo esterno e il mondo interno. Allora, questa domanda sulla topografia del pensiero si presta a una molteplicità di risposte. Una prima risposta provarono a darla i frenologi, Gall, Spurzheim. Se tu prendi le teste frenologiche, lì c'è delineato il cranio e sottostante il cervello, diviso in aree in cui c'è il giudizio, la passione, la gelosia, l'amor di patria. Quello è un primo tentativo di localizzare il pensiero che oggi ci fa sorridere con tenerezza anche, nel senso che queste persone si erano posti dei temi centrali e con i mezzi a loro disposizione in quella cornice di pensiero avevano provato a dare queste risposte. Io credo che tra 100 anni si potrà guardare a certe cartografie del pensiero prodotte dalle neuroscienze di oggi con la stessa reazione del riso e forse anche con un po' meno tenerezza, perché rispetto ai frenologi noi a oggi ci troviamo in una situazione, in un mondo tecnologico diverso che rende possibili dei livelli di descrizione del cervello e del corpo preclusi del tutto a questi pionieri del cercare la casa del pensiero. E oggi noi vediamo in neuroscienze colleghi che abbracciano un modello topologico modularista, addirittura che si definisce tale, e che identifica, parlando di pensiero, l'area della teoria della mente, l'area del bello, l'area del sublime, l'area della fonologia, l'area della semantica, l'area della morfologia, e potrei continuare. Sono tutti lodevoli, secondo me, tentativi di in qualche modo ancorare e quindi contemporaneamente ancorandoli in una localizzazione specifica del cervello, autorassicurarsi della bontà di questa descrizione teorica del pensiero, appunto, fatta di teoria della mente, di linguaggio che si articola in tutti quei modi. Tentativi lodevoli, da un certo punto di vista sicuramente apprezzabili perché arricchiscono le nostre conoscenze, ma al tempo stesso io li vedo totalmente e ineludibilmente limitati e limitanti, perché non credo che si possa trovare una corrispondenza uno a uno tra i pensieri e i neuroni. Una follia. Una follia epistemologica totale. Quindi, nella misura in cui io studio i pazienti neuropsicologici, nella misura in cui io somministro dei paradigmi sperimentali a soggetti volontari, posso capire sicuramente che una lesione cerebrale di un certo tipo abbia una maggiore probabilità di produrre dei livelli a livello della sintassi piuttosto che della semantica, della fonologia, della produzione o della comprensione. Insomma, lo stesso Freud, quando si occupa ancora di cervello in prima persona, parla di afasiologia, e il trattato sull'afasiologia di Freud, da un punto di vista di un neuroscienziato, è una delle cose più interessanti che lui abbia mai scritto, è al centro del dibattito afasiologico, no? Però il linguaggio è localizzabile a un'area del cervello? Per me no. Per due motivi. Primo, perché quello che noi chiamiamo linguaggio è una traduzione in segni, parole di un'esperienza che è di gran lunga sovrabbondante, che tracima da tutte le parti. Secondo, perché diciamo, questo livello di descrizione che possono dare le neuroscienze di aspetti particolari del linguaggio,
come la semantica, al tempo stesso rende altrettanto evidente che quei neuroni, quei circuiti cerebrali, non si occupano solo della semantica del linguaggio, ma si occupano anche di quella che potremmo definire la semantica, il senso del gesto, del movimento, della sensazione tattile. Cioè le metafore tattili, una persona untuosa o una psicologia di tipo ruvido, quando lo fai leggere alle persone, ti attiva le aree del tatto. Quindi, tornando alla casa del pensiero, la casa del pensiero, se mi chiedi di localizzarla, non potrei che localizzarla a livello metaforico. La casa del pensiero è la relazione. Punto. Che bel finale per questo nostro incontro, mi piace proprio. Non so se è un finale perché, diciamo così, sono temi, e questo è un po' un leitmotiv di questa nostra conversazione. Stiamo parlando di cose su cui ci allambichiamo da millenni, e io parlo solo della tradizione occidentale, che è quella di cui conosco poco. Non mi addentro in altre culture, in altri mondi, ma che immagino si saranno interrogato su temi abbastanza simili, credo, perché credo in una fondamentale universalità dei mattoni. E quindi le architetture cambiano, ma tutti costruiamo case. Grazie. Con quei mattoni lì. Grazie Vittorio, alla prossima. Alla prossima, ciao.